gestisce il più importante teatro delle Marche, che è il Muse, è un teatro sperimentale e anche un teatro minore. Si è voluto creare un cambio, creare una discontinuità con il passato, pur apprezzando molto il lavoro svolto ultradecennale della dottoressa Papa, che ha portato il nostro teatro a livelli elevati. Per questo noi abbiamo avviato una procedura molto selettiva, con dei parametri molto elevati, per cercare un profilo di livello superiore che sappia dialogare con il territorio, con le istituzioni, e capace di creare una rete virtuosa con i teatri marchigiani, nazionali, ma anche internazionali. Per questo abbiamo formulato una manifestazione di interesse con requisiti molto elevati. Come sapete, sono state presentate 21 domande di cui un terzo presentate da donne e due addirittura dall'estero. Questo significa che il nostro teatro è un teatro molto, molto ambito. Abbiamo poi nominato una commissione di esperti, anche questa di altissimo livello, che hanno fatto parte i maggiori direttori artistici nazionali, per supportarsi a valutare il curriculum, ma soprattutto per valutare il progetto artistico proposto dai candidati appositamente per la nostra realtà. La commissione poi si è consultata, si è riunita e si è segnalata alla fine tre profili di altissimo spessore. Il CDA si è attivato per ascoltarli di persona, e qui è emersa poi una volontà e la necessità della loro presenza qui ad Ancona per gestire un teatro del livello delle Muse. Conseguentemente, in completa autonomia, il CDA ha nominato appunto il dottor Di Pasquale, che ha un curriculum di altissimo livello, avendo diretto teatri di rilevanza nazionale, condotto regie e rappresentazioni teatrali anche con attori di chiara fama, e conosce molto bene la nostra realtà locale. Tutti i requisiti che sono sicuro farà salire il nostro massimo alla ribalta nazionale. Quindi auguro al dottor Di Pasquale, che adesso